Tratto da 100 passi, la nostra storia. Un ruolo di spicco nella nascita della banda di Erbusco lo ebbe Enrico Lazzari. Fu infatti grazie al suo insegnamento che i nipoti Dino e Guido Magri si avvicinarono alla musica. Dino studiò pianoforte sotto la sua guida per dedicarsi poi allo studio del clarinetto, strumento con il quale entrò a far parte del corpo musicale di Adro. Quando quel gruppo si sciolse, la volontà di dare continuità al percorso fatto spinse Dino, con il sostegno del fratello Guido, ad avviare ad Erbusco, tra il 1908 e il 1910, una scuola di musica. Di fatto gettarono un seme. Unendo forze, appassionando amici, conoscenti e tanti giovani dotati di talento e musicalità, quel seme mise radici, cosicché nel 1912, con la direzione di Dino Magri, affiancato dal fratello Guido, che per molti anni ricoprì il ruolo di presidente, nacque formalmente il corpo bandistico erbuschese. In occasione del 50° anno di fondazione, il corpo musicale prese ufficialmente il nome Dino Magri, in omaggio ad uno dei fondatori che, insieme al fratello Guido, fu insignito di una medaglia d'oro volta a riconoscere il vitale impegno di entrambi per la banda. E siamo qui, stasera, a raccontare e a tramandare la passione che da quel seme germogliò. E lo facciamo anche attraverso colui che con l'intera famiglia di musicanti ha a sua volta raccontato e dato amore alla banda. Grazie, Giuseppe Peppino Brevi. Signore e signori, il concerto per i 110 anni del corpo musicale Dino Magri, diretto dal maestro Giorgio Gandossi. Buonasera alle autorità presenti, al presidente dell'Associazione Bande Musicali Bresciane. Buonasera, benvenuti a tutti voi che riempite questo parco, fiorellini meravigliosi. E la storia continua. Da tempo, grazie al sostegno dell'amministrazione e la collaborazione con la dirigenza scolastica, la nostra banda entra nelle scuole dell'obbligo. E lo fa attraverso un programma, un progetto, e ci ho litigato, scusate, lo fa con una persona qualificata proponendo un progetto finalizzato a costruire, valorizzare tutta una serie di esperienze, curiosità, fantasia, emozioni, espressività e tutto ciò che ne consegue utile all'apprendimento del bambino in forma giocosa, per poi accoglierli qui se vorranno. Possono venire da noi, scegliere uno strumento musicale e imparare con un maestro per poi fare parte integrante del corpo musicale. In occasione dei nostri 110 anni, nella prima parte del concerto, vogliamo mostrarvi il risultato di questo progetto. Le classi terze, quarte e quinte di Villa e di Erbusco hanno conosciuto la storia, la fiaba che sentirete fra poco. Hanno lavorato alla fiaba che la banda mette in scena in tutta la sua interezza, quindi racconto, musica e disegni. La fiaba ci insegna l'importanza del lavoro di squadra, il non arrendersi di fronte alle avversità, indica la strada verso il coraggio e l'altruismo attraverso le bizzarre avventure di un asino, un cane, un gatto e un gallo. La musica, che ha la magica funzione di collegare la fantasia al desiderio di esprimersi proprio perché è legata alle parole. E infine, le immagini suggerite dalla storia prenderanno forma su quello schermo, grazie all'estro e alla bravura del nostro mago dei disegni, Andrea Spinelli. Buonasera anche a te. Sottolineo che i disegni sono in tempo reale, mentre noi si suona, lui disegna, quindi quello che vedete non sono immagini, sono davvero disegni. E chi darà voce a questa fiaba? Anna Lussana, Nicola Magri, il
corpo musicale di Novagri, maestro Giorgio Gandossi, i musicanti di Brema. La storia che state per ascoltare è veramente accaduta. I quattro musicisti che me l'hanno raccontata giurano che è tutta vera. C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tanti e tanti anni. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente. Per questo il suo padrone aveva deciso di lasciarlo in un angolo nella stalla aspettare la morte. A che serve un asino vecchio? Occupa spazio nella stalla e devo anche nutrirlo. Ne ricaverò una pelle di tamburo. La bestia, udendo queste parole, decise di scappare. Aspettò che l'uomo fosse nei campi e poi, piano piano, si allontanò dalla fattoria. Pensò l'asino strada facendo. Dopo aver faticato tanto per lui, ecco la ricompensa che ricevo. Beh, me ne andrò a Brema. Quella sì che è una bella città. Mi hanno detto che c'è anche un'ottima banda musicale. Voglio proprio chiedere al maestro di farmi suonare il trombone. Altro che portare sacchi di farina tutto il giorno. Diventerò un grande musicista. Dopo aver camminato un po' ed aver fantasticato sulla nuova professione di musicista, incontrò per strada un cane che ansimava con la lingua a penzolo. Come mai hai il fiatone? Gli chiese l'asino. E sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle. Gli rispose il cane. Il mio padrone voleva uccidermi, perché ora che sono vecchio non gli servo più. E purtroppo è vero. Continuò il cane. Non sono più capace a rincorrere la selvaggina come una volta. E sono così debole che non spavento più nessuno. Ma come farò a procurarmi da mangiare ora? Concluse il povero e triste cane. Thank you.
non vieni a Brema con me? Suggerì l'asino. Sai, vado a suonare il trombone nella banda municipale. Tu potrai suonare i timpani e mi darai il ritmo. Sarà sempre meglio che farsi accoppare da un padrone senza cuore, no? A per mille lebri zoppe, è certo che vengo! Rispose il cane. E credi che potrò indossare la divisa? Ma tutti i componenti della banda indossano la divisa! Rispose l'asino. E così i due animali si misero in cammino verso Brema, facendo sogni e scommesse sulla loro futura carriera da musicisti. Erano passati neanche 10 minuti che incontrarono un gatto che miagolava sconsolato e si lamentava. Cosa ti è successo per lamentarti in questa maniera? Gli chiese l'asino. Il gatto rispose: sono vecchio e soffro d'artrite. Per questo non sono più agile come una volta e devo stare al caldo. Ma vedendomi riposare vicino al caminetto, ieri il mio padrone si è infuriato. Mi ha accusato di essere un fannullone. Mi ha rimproverato di non saper acciuffare nemmeno un topolino. E mi ha cacciato di casa, senza pietà. Pensare che l'ho servito fedelmente per tutta la vita. Ora non so proprio dove andare, non so proprio come sbarcare il lunario, rispose il gatto. Sospirò il cane scuotendo la testa. Beh, noi stiamo andando a Brema per suonare nella banda della città, disse l'asino. Se vuoi puoi venire anche tu, suonerai il clarinetto e così ci divertiremo insieme. Per mille topi sbronzi, rispose il gatto. Vengo di corsa! Il clarinetto è il mio strumento preferito! E così il numero dei futuri suonatori di Brema era passato a 3.
già quasi sera quando i tre animali, passando davanti ad una fattoria, furono distratti da un gallo che strillava a più non posso. Mo gallo, se urli in quel modo ci rompi i timpani! Gli disse l'asino. Disse l'asino. Hai perso qualcosa? Ma no! Rispose il gallo tutto agitato. Domani è festa e alla fattoria ci saranno ospiti. Sapete che pranzetto ha intenzione di preparare la mia padrona? Gallo al forno. Gallo, capite? E l'unico gallo nei paraggi sono io, oh povero me! Smetti di piangere e strillare, disse l'asino al gallo. Noi siamo tre musicisti diretti a Brema per suonare alla banda municipale, visto che hai una voce tanto potente, puoi unirti a noi se ti va. Per mille vermi grossi mi va benissimo, esclamò il gallo. Già pensavo al calore della padella. Così tutti e quattro gli animali si rimisero allegramente in marcia. Il gallo, appollaiato sulla schiena dell'asino, cantava a gran voce: andiamo, andiamo, prima che la padrona mi acchiappi. Sera, stanchi ed affamati, giunsero in un bosco dove decisero di dormire. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un grosso albero. Il gatto e il gallo salirono sui rami, il gallo fin sulla cima dove si sentiva più sicuro. Di addormentarsi, il gallo guardò ancora una volta in ogni direzione e gli parve di vedere in lontananza una lucetta. Avvertì l'asino, che fu subito contento di alzarsi da quel posto freddo e scomodo. Anche il cane ed il gatto pensarono che
un paio d'ossa con un po' di carne non avrebbero fatto male. Così, piano piano, cercando di non far rumore, gli animali si avvicinarono al punto da cui proveniva la luce. Al bosco c'era una casetta. Arrivati vicino alla casetta, sempre con cautela e senza fare rumore, i quattro animali guardarono all'interno, attraverso la finestra. Non potevano credere ai loro occhi. In mezzo alla stanza c'era un tavolo colmo di buone cose. Un tacchino ripieno, mortadelle invitanti, formaggi di tutti i tipi, pane d'ogni forma, torte stupende, frutta profumata. Potremmo chiedere ospitalità? Disse il gatto. Non ebbe il tempo di aggiungere altro che i quattro amici videro avvicinarsi al tavolo dei brutti ceffi paurosi. Dunque quello era il covo dei briganti. Se quei tipacci li avessero visti, sarebbe stata la loro fine.